sia da Roma alla Camera dei Deputati per un convegno molto importante sui minori senza famiglia. Per di noi si vedono tutti i cittadini senza nessuna distinzione e senza nessuna eccezione. Assolutamente sì, quando parliamo di minori parliamo innanzitutto del nostro futuro, che tutto è tramite tutelato in questo momento e anche da molto tempo, e oggi proveremo a confrontarci per focalizzare l'attenzione su quelle che potrebbero essere delle soluzioni che voi sapete bene la burocrazia che rende infinite e difficilissime. E nonostante io sia, tra virgolette, riconosciuta come la donna delle cose possibili, che rende possibile l'impossibile, sotto questo aspetto, su questa tematica, non ho ancora trovato soluzioni efficaci che possano rendere tutti idonei all'adozione e tutti i bimbi chiaramente diciamo prossimi a vivere tra le braccia di una madre. Quindi sei sentita l'onore della cronaca per la tua grande voce con le tue canzoni, ma anche se diciamo, un'altra persona è accontentata di questo tipo di successo, tu non sei mai voluto fermare e hai voluto far sentire sempre forte il tuo impegno sociale, quindi la canzone è stata solo uno strumento di leva per fare quello che sento ogni giorno e per il quale vivo ogni giorno. Assolutamente sì, è centrato. Io sono fondamentalmente una persona che ha utilizzato dei mezzi di comunicazione, la musica lo era, quantomeno che viene fatto, e io ho cercato di utilizzarlo come tale. E in seguito a questo, chiaramente, altri strumenti di comunicazione sono stati importantissimi per dimostrare che non c'è limite fisico al mondo che possa limitare in realtà la volontà di una persona, vedi lo sport, per esempio, e di conseguenza questo continuerò a trovare nuovi strumenti e a non tacere mai, perché fondamentalmente, data la volontà che mi contraddistingue, ho voglia di dare supporto con impegno a quello che è questo mondo infinito del sociale, del disagio, che si in qualche modo si predispone a noi nel disagio. Cioè, poter occuparsi del disagio nel disagio è assurdo, e quando parlo di disagio parlo di tutti appunto quegli aspetti burocratici, quell'ignoranza di fondo legata alle righe di una carta, di un foglio, che chiaramente non rende possibile ciò che in realtà sarebbe possibilissimo. Con l'Istituto Pegaso, con questa emittente Pegaso TV, stiamo portando avanti con le Nazioni Unite il Giubileo dell'Educazione. Quanto è importante, secondo Annalisa Minetti, l'educazione e il cambio culturale per attuare i 10 principi fondamentali del luogo, che parlano proprio di educazione, parlano di lotta alle diseguaglianze? Allora, l'educazione è fondamentale, e non parlo di educazione intesa come non si fa questo ma si fa quest'altro, ma educazione come etica, come realtà nei confronti di quello che fondamentalmente si propone come educativo, come riferimento educativo viene la scuola, e di conseguenza dovremmo tornare a dare fondamento e valore al concetto di educazione e portare i bambini a sentirsi persone dal momento in cui vengono alla luce, non sentirsi non rispettati perché piccoli. Che odio fondamentalmente, mi piace dare il giusto valore alle cose, e i bambini hanno un valore infinito, sono il libro più bello da leggere, e di conseguenza questo, l'educazione è lo strumento con il quale noi possiamo guidare il nostro futuro ad essere un futuro migliore. Alle persone che ambiscono a avere il tuo carattere, cioè la persona che fa il tuo fatto per quello in cui vive, senza accontentarsi di qualsiasi tipo di compromesso, coraggio, tanto coraggio, nel senso che non è un percorso semplice. Io dico sempre, oddio, non lo dico io, in realtà cito una persona che ho conosciuto nel deserto, mentre appunto mi occupavo di alcune donne a cui non veniva data voce, e questo signore mi ha detto, e in un momento lui di sconforto, perché anch'io ogni tanto parlo, e lui mi ha detto: ma cosa pensi di poter fare? Pensi realmente di poter fasciare tutta quanta la strada della vita con del cuoio resistente, e quindi evitare che i tuoi figli, che le persone che ami possano non incappare in
diciamo, pezzi di vetro, arbusti e cose che possono dare loro, non dare loro la possibilità di perseguire lungo il percorso della vita? O pensi che sia più giusto fare loro e farti delle scarpe di cuoio resistenti che possano saltare in qualche modo l'ostacolo? Ecco, io vi auguro di trovare queste scarpe di cuoio molto resistenti, di non perderle mai, quindi tenetele sempre ai piedi, perché è l'unico mezzo che abbiamo per sapere con consapevolezza che la strada non sarà semplice, la risoluzione c'è ed è appunto parte proprio da noi, singolarmente. Vedete, la gente si affanna a giustificare se esiste o no il concetto di normalità, bellissimo, non esiste. Se realmente ci sono persone disabili, non esistono disabili, esistono persone specialmente abili, ma siamo noi responsabilmente che dobbiamo dare loro la possibilità di scoprirsi e avere i mezzi per essere specialmente abili. E per quanto riguarda il nostro futuro, ripeto, i nostri bambini, dobbiamo semplicemente essere delle guide con costanza e con perseveranza, sapere che tutto dipende e arriva attraverso noi, quindi coraggio, volontà, impegno infinito, e quelle scarpe di cuoio saranno il mezzo con il quale voi potrete pestare i pezzi di vetro e non curarvi di chi non vi darà ascolto, perché ci sono persone al di là di quel percorso che sono lì a proteggervi, a darvi la forza e la grinta necessaria. La musica è proprio nella tua, perché quando parli proprio dai tempo alle note delle tue parole, bellissima questa cosa. Ah, grazie. Attrice. Noi siamo nati come web TV, ma diciamo dal 14 dicembre siamo partiti con la TV delle buone notizie e con il bene giornale. Ma che bello! Di farci uno spot per questo giornale che possa essere potenziato di più, perché è proprio aperto al pubblico. Vi racconto un aneddoto e credo che sia di buon augurio a voi. Mio figlio mi impone molto spesso di non mi fa vedere il telegiornale e io chiaramente per informarmi dico sempre: amore, fammelo vedere mamma, perché se io ascolto il telegiornale comunque mamma si informa. E lui mi ha detto: mamma, non c'è niente da sentire dal telegiornale, ci sono solo tragedie, solo cose brutte, quindi è meglio vedere i miei cartoni animati. E non gli ho saputo non dare ragione. Aveva ragione, il telegiornale è un listino di guerra, è una cosa che è inaspettabile, quindi sono contenta che ci sia il bene giornale, anzi mi informerò, vorrò insegnare a mio figlio che esistono persone che hanno voglia di raccontare il positivo del mondo, perché esiste, sì, in piccola parte ma c'è, e di conseguenza, anzi, uniamo le forze, perché unendo le forze questo bene giornale può diffondersi a tutti quanti e diventare forse uno dei, diciamo, dei telegiornali più ascoltati e di riferimento a chi vuol vedere con i propri occhi, gli occhi del cuore, un mondo migliore. Anche perché le buone notizie hanno meno audience rispetto alle tragedie, alla sede di cronaca nera. È colpa nostra. Però diciamo, ci sono delle notizie eccezionali che si scoprono giorno per giorno e che ti fanno capire quanto è importante la vita e quanti talenti ci sono in giro per l'Italia, l'Europa, che possono dare tanto al nostro paese e far crescere e cambiare la cultura. Io credo in questi... Darci tutte le informazioni, le belle notizie di cui sei capace, perché so che ci riempirai il giornale di tante belle cose. Io auguro al giornale di essere presente sempre di più sul territorio e soprattutto di dare la possibilità a tutti questi talenti di avere uno spazio e una voce. Grazie mille. Grazie, buona Natale a voi.